vi diciamo che il vincitore di Musicultura 2015 è Gianmarco Dottori! Gianmarco Dottori! Ma dove sei? Grazie Sferisterio, a voi tutti chiedo non lasciateci soli, continuate a sostenere chi sale su questo palco, ha dichiarato il cantautore romano Gianmarco Dottori, vincitore assoluto della 26esima edizione di Musicultura, Festival della Canzone Popolare e d'Autore, al microfono di Fabrizio Frizzi, ringraziando il pubblico che con un consenso plebiscitario ha decretato la sua vittoria finale. Gianmarco Dottori, 32 anni romano, vince il festival e il premio UBI di 20.000 euro con la canzone Dannata Felicità, conquistando pubblico e giuria, superando artisti di tutto rispetto come Turkish Café, Davide Di Rosolini, che ha vinto comunque il premio Sapore di Mare, e Flo. Gianmarco Dottori, vincitore della 26esima edizione di Musicultura, un commento a caldo di questa grande vittoria. Beh, tanta roba, cioè troppa roba, è qualcosa che... L'ho detto anche prima ad alcuni ragazzi, ero venuto veramente qua in punta di piedi, non, un po' caratterialmente, perché comunque c'erano dei pezzi bellissimi, cioè dei pezzi che ti favo, cioè questo volete scrivetelo, c'era il pezzo di Flo che per me era qualcosa di davvero 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 bello, gliel'ho detto a lei la prima volta che l'ho ascoltato, lei ti fava per me, era una cosa molto carina, e sai, il mio è un pezzo non più semplice, però molto diverso, è molto, molto immediato, molto di pancia. Quindi sai, ti senti sempre un po' a disagio, un po' tipo Davide e Golia. Però poi il pubblico mi ha seguito. E forse, non so, proprio la semplicità di quello che ho scritto, una complessa semplicità, perché poi mi ritengo uno che scrive in maniera abbastanza lineare, non banale ma lineare. Ci si è immedesimata ed è stato un momento di festa, quello che volevo proprio fare era quello, cioè proprio la voglia di dire ok, andiamo allo Sferisterio e facciamo casino, cosa che mi hanno detto tutti, no, non lo fare, non andare a fare, no, capire la Sferisterio Macerata, sei pazzo, ci fanno l'opera là dentro, pensano a far la poropopò, e ho detto sai che c'è, da quando mi ricapita, va come va, e ieri sera ho detto me la gioco, comunque vada ci proviamo. Potevo prendermi i fischi, il silenzio, sai, come quelli che fanno stage diving, si tirano in mezzo alla folla e poi la folla gli si apre e si spaccano la testa. E invece è andata diversamente, mi sono buttato sul pubblico e la gente mi ha preso al volo. Ed è stato bellissimo. Solo che poi la consapevolezza di detto, oddio, porca miseria, vabbè, sono passato, ok. Ma ce l'ho avuta oggi, quando a un certo punto, dopo l'esibizione, durante l'esibizione, vedevo la gente che era presa da questa cosa, da questa voglia che c'avevo di... Cioè ragazzi, di voler cantare, perché io sono una specie di cacchio di militare, cioè un kamikaze, mi piace buttarmi sul palco, anzi ringraziare Dio che non ho sudato così tanto perché ho fatto solo un pezzo, cioè io giudico i miei concerti se sono più o meno sudato, ho sudato poco che è andato male, ho sudato un botto, il concerto è andato benissimo. Ed è stato, a un certo punto, ecco, ho visto la gente che applaudiva, gente scalmanata che si alzava dalle colonne, ho detto vabbè, porca miseria, non ci voglio pensare. Perché sono quelle cose che dici no, non voglio vincere, no, fatemi arrivare a secondo, sai di quelli che dici vabbè, bravo, comunque devi vincere tu. Un po' da scemo quale sono. Poi ho detto, ma alla fine cacchio sto qua, cioè, è un concorso, esatto, scusate. Che cosa farai con i 20.000 euro del premio? Me li magno, cioè, no, a parte tutto, è una cifra che non ho mai visto in vita mia, è qualcosa, penso il mio conto in banca, li porto in banca, mi guardano tipo, mi chiederanno dove l'ho rubati, perché fanno, da dove vengono, io sono uno veramente che quello che c'ha spende fondamentalmente, e no, mi toglierò qualche soddisfazione, innanzitutto farò un regalo ai miei musicisti, perché sono venuti gratis, alcuni loro sono tantissimo tempo, e mi va di condividere anche con loro, poi voglio comprarmi un paio di chitarre che c'ho ben in mente, il resto... Io fortunatamente sopravvivo suonando, quindi parte di quello che ho vinto lo reinvestirò su di me, su quello che stavo portando avanti già da prima, con difficoltà e con lentezza, proprio perché comunque mancanza di cash le cose purtroppo rallentano. Sicuramente dà uno sprint in più a quello che voglio e sto per fare, quindi ne sentirete delle belle perlomeno. A Chiara dello Jacopo gli onori della targa della critica di 5.000 euro con il brano Soldatino. Sto vagando nell'ineffabile in questo momento, ha detto Chiara, sono veramente onorata.
Standing ovation per Roberto Vecchioni, che ha toccato le corde più profonde degli animi dei 3.000 presenti al festival. Lo Sferisterio si è inchinato di fronte al poeta dell'amore, che si è esibito con la cantautrice catanzarese Francesca Prestia in un duetto inedito in lingua calabro-greca. Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura. Piero Cesanelli, Gianmarco Dottori, il nuovo vincitore di Musicultura 2015. Sì, come ho detto già in conferenza stampa, dopo una settimana di un cielo minaccioso, il cielo in realtà non ci ha portato la pioggia, ma ci ha portato un nuovo grande artista e una bella canzone popolare che già metà pubblico presente riesce a cantare. Per cui questo è stato un bel traguardo veramente, perché quest'anno abbiamo avuto non solo nuovi artisti, ma abbiamo avuto anche belle canzoni. Vogliamo fare un bilancio di questa 26esima edizione? Questa 26esima edizione si è aperta, come dicevo all'inizio, e il programma è stato rispettato a nuove frontiere, ospitando la canzone popolare cinese, ospitando dei set molto particolari, tipo quello un po' esoterico, addirittura con riferimenti mitologici di Vinicio Capossela, cioè tutti i set costruiti appositamente per Musicultura, fino ad arrivare all'ultimo omaggio di Roberto Vecchioni, che è il nostro veramente un grande amico ormai da anni, che ci ha fatto risentire, oltre a una scaletta suggerita da noi, che lui ha accettato molto volentieri, ci ha fatto sentire la sua prima canzone, il suo più grande successo forse, che all'inizio dell'edizione di Musicultura, sto parlando di 20 anni fa, presentò a Recanati, Luce a San Siro. Vecchioni vi ha ringraziato più volte per il difficile lavoro che fate nel pescare i ragazzi, i nuovi artisti in tutta Italia ogni anno. Sì, il lavoro è faticoso ed è molto bello, ma è anche molto faticoso. Spiego perché. Perché uno deve riuscire a congiungere la qualità con la fruibilità, perché proprio per spezzare questa idea che c'è, che lo scadente sia necessariamente popolare. Popolare significa anche di qualità, se uno sa scegliere. Un'ultima domanda: nell'organizzare Musicultura, quante persone girano intorno a questo grande evento? Ma intorno a questo grande evento girano tantissime persone, adesso è difficile numerarle, però devo ringraziare comunque la partecipazione delle due università che ci assistono, quella di Macerata e di Camerino, per esempio, con i loro studenti che sono diventati ormai esperti dei vari settori che curano, e da quello della comunicazione a quello dell'accoglienza, insomma, che lo curano con molto entusiasmo e ormai anche con competenza. Chiusura con un evergreen, Luce a San Siro, di Roberto Vecchioni. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore. Non ti ho capito, non mi hai capito mai. Scrivi Vecchioni, scrivi canzoni. Che più ne scrivi più sei bravo e fai da nero. Tanto che importa a chi li ascolta se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è. Fatti pagare, fatti valere,
più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa? Tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via. Fa tanto freddo, schifo, e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno più.